Buonasera a tutti e a tutti e benvenuti in questo angolo delle interviste dedicato al Dig Festival curato dalla radio FSC Unimore. Sono Antonio e sono qui con Andrea De Cesco. Ciao Andrea, grazie mille per essere qui e per farti intervistare, grazie Figurati, molte. Allora, grazie a te. la prima domanda che ti vorrei fare è una domanda anche un po' per rompere il ghiaccio. Cos'è per te il Dig Festival? Per me il Dig Festival è militanza, è un momento in cui appunto si esce dai soliti schemi del giornalismo un po' preimpostato all'italiana e si entra appunto in una fase, in un ambito più di militanza, di schiettezza, in cui appunto si ha la possibilità di conoscere il mondo attraverso una lente che si avvicina un po' di più a quello che succede davvero nel mondo. Sì, infatti, a proposito di questo ti volevo chiedere, si è sollevato prima nella discussione la differenza tra il podcasting d'inchiesta italiano, diciamo, e quello internazionale. Potresti per favore raccontarci bene questo concetto? Allora, il podcast di inchiesta è solo uno, di base, no? Fare inchiesta vuol dire scavare in una storia per scoprire qualcosa di nuovo, qualcosa che prima non si sapeva. Spesso in Italia si usa il termine inchiesta per parlare anche di cose che in realtà non sono inchieste, ma sono semplicemente racconti, ricostruzioni, eccetera. Quindi è più forse un problema terminologico che una questione di quello che è l'inchiesta in Italia. L'inchiesta è solo quella. Noi usiamo il termine inchiesta in modo improprio. Ok, chiaro. Grazie. Figurati. Per quanto riguarda la sua biografia, io ho letto qualcosina, ho visto che hai lavorato e tuttora lavori con il Corriere della Sera, sei la direttrice editoriale di Cora e Will Media e hai anche collaborato con Vogue, con Rolling Stone e con altri editori. E mi chiedevo, lungo questa tua esperienza, hai avuto delle figure chiave o comunque ci sono delle esperienze che ricordi meglio di altre, come dire? Allora, ho avuto un sacco di figure chiave, figure importanti, e sono state tutte quelle che si sono prese un po' la briga di accompagnarmi nel migliorare la professione. Cioè, molto spesso succede, soprattutto nel nostro paese, quando si fa questo mestiere, che si viene lasciati un po' a se stessi. Quando capita invece di trovare qualcuno che ti corregge e ti ricorregge e prova a direzionarti e prova a farti scoprire anche cose nuove, modi nuovi di fare le cose, è sempre molto utile, però appunto non succede così spesso. Quindi tutte le volte che è successo per me è stato molto importante, cioè ogni volta che qualcuno mi ha permesso di mettermi in discussione. Secondo me, ecco, la possibilità di mettersi in discussione è fondamentale per poter crescere e fare un po' meglio. Passiamo adesso all'aspetto audio, perché nel 2019 hai creato la prima newsletter italiana per quanto riguarda la condivisione, anche il consigliare i podcast, che sarebbe Questione d'Orecchio. E mi chiedevo quanto è difficile la ricerca di questi ultimi per poi consigliare, perché appunto ho avuto modo di spulciare il profilo Instagram. Allora, non so se fosse proprio la prima, perché c'era un'altra newsletter allora che parlava di podcast, anche se non di mercato, quindi dava forse consigli di ascolto, anche se sicuramente nel 2019 c'era molto poco. E allora, oggi la difficoltà sta nel trovare cose particolarmente significative fra le miriadi di podcast che escono. Quindi prima c'era, no, un problema di trovare podcast nuovi, podcast belli. Ora ce ne sono tanti. Pensiamo che soltanto in italiano, solo su Spotify, ci sono più di 60.000 podcast solo in lingua italiana. A livello mondiale sono più di 5 milioni di podcast. Quindi si tratta di ascoltare tanto, avere senso critico e poi saper scegliere. Scegliere le cose che secondo me, secondo anche le persone che lavorano con me, perché a Questione d'Orecchio collaborano anche altre tre persone che sono Loretta Racosta Perrone, Irene Privitera e Margherita Maspero, sono appunto più significative per le persone che leggono la newsletter. Ok, e a proposito proprio dei podcast, si era parlato anche di questo incremento del mercato e proprio di produzioni di podcast. Cosa ti aspetti nei prossimi anni sotto questo punto di vista? Allora, mi aspetto che chi è entrato in questo mercato sperando soprattutto di farci soldi o perché ha colto un po' la moda, se ne vada, perché vedrà che i soldi non ce ne sono tanti e la moda un po' è finita, no? Cioè le mode durano un certo periodo di tempo, quindi forse i podcast non sono più una moda, sono diventate una cosa un po' più stabile. Quello che mi aspetto appunto è che si stabilizzi un po' il mercato, ma che allo stesso tempo emergano più idee un po' innovative. A me sembra che siamo in un momento un po' di stasi, proprio a livello di idee, di azione. Ci sono molti podcast
simili l'uno all'altro. Quindi, secondo me, quello che mi auguro, quello che manca un po', è che si trovi il modo di fare podcast in modo diverso, che si abbia un po' il coraggio di sparigliare le carte, rompere delle regole che non esistono per provare appunto a innovare. Hai già in mente, non so, hai già presente qualche podcast che sta già provando a fare qualcosa del genere? Sicuramente Totale di Jonathan Zenti, che mi ha preceduto nell'intervista, ha fatto qualcosa di molto diverso rispetto a quello che c'è stato finora. Ma poi insomma non mi dilungo qua, ma sicuramente c'è ancora molto spazio per provare a fare cose diverse. Perfetto, grazie mille Andrea di nuovo e ringraziamo gli ascoltatori, ci vediamo alla prossima intervista. Grazie.